Salve popolo! Oggi prepariamo una ricetta che darà un tocco di particolarità e di gusto al vostro piatto. Gli ingredienti che utilizzeremo sono quelli della pasta alla norma, ovvero melanzane, pomodorini, ricotta salata. Con questi ingredienti prepareremo dei paccheri ripieni fritti accompagnati da una salsa al pomodoro. Come prepariamo il ripieno dei paccheri? Prima di tutto tagliamo le melanzane a tocchetti. In una padella mettiamo olio e uno spicchio d'aglio, caliamo i tocchetti di melanzana, saliamo a piacere e lasciamo cuocere con il coperchio. Quando le melanzane saranno pronte, fate questa operazione, schiacciate con una forchetta il tutto il più possibile. Grattugiata di ricotta salata. Aggiungiamo della menta tagliata a pezzettini e mescoliamo. Il ripieno dei nostri paccheri è pronto. Passiamo ora alla cottura della pasta. Con questa quantità di composto riusciremo a farcire circa 15 paccheri. Scoliamo la pasta molto a dente, quindi 2-3 minuti prima della fine della cottura, e caliamo immediatamente in acqua fredda i paccheri per bloccarne la cottura, appunto. Una volta raffreddati, lasciamo i paccheri singolarmente ad asciugare su un panno carta. Farcire, impanare, friggere. Con un cucchiaino farciamo delicatamente ogni singolo pacchero. Prepariamo poi 3 contenitori: farina, uova sbattute con un pizzico di sale, pan grattato. Passiamo nella farina prima le due estremità del pacchero ripieno, in questo modo. Li passiamo nell'uovo ed infine nel pan grattato. Pronti i nostri paccheri, passiamo alla frittura. Portiamo a temperatura l'olio e quando sarà ben caldo iniziamo a friggere. Ricordate di non metterne troppi all'interno dell'olio perché altrimenti abbassiamo la temperatura e la frittura non sarà spettacolare. I paccheri ripieni fritti sono pronti. In realtà sono molto buoni anche così, anche se la ricetta della pasta alla norma prevede come ingrediente anche il pomodoro. Come lo prepariamo noi? Tagliamo grossolanamente la cipolla e mettiamola ad appassire in olio. Aggiungiamo i pomodorini tagliati a metà. Sale, un po' di succo di limone, un cucchiaio di zucchero di canna, pepe macinato. Lasciamo cuocere i pomodorini con il coperchio per circa una ventina di minuti. In un contenitore versiamo i pomodorini. Armiamoci di mixer ad immersione e frulliamo il tutto. Frattiamo poi con un setaccio per avere una salsa molto più liscia. I nostri paccheri alla norma rivisitati sono pronti. Ottimi, soprattutto se avete degli ospiti a casa e volete proporre qualcosa di più particolare. Ideali sia come antipasto che come finger food. Potete anche impiattarli se volete e farli diventare una vera e propria portata. Dalla cucina del presidente è tutto, noi ci vediamo alla prossima ricetta.